Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, in questo video recensione vi voglio parlare di shampoo. Parlo di shampoo perché ne ho qui sotto tre di cui vorrei parlarvi. Il primo è un campioncino. È un campioncino di Diego Dalla Palma, della linea Diamony Power. Quindi lo splendido splendente, uno shampoo illuminante effetto glossy, capelli spenti opachi, eye gloss shampoo. La confezione è piccina qui da 10 ml, quindi sono riuscita a farmi una sola applicazione però con due passate di shampoo. Allora, io di norma non credo quando un prodotto mi promette uno shampoo mi promette di rendere i miei capelli più luminosi. Io avevo di queste provine, ne avevo due, quindi sono riuscita a provarla due volte con due pieghe differenti. La prima volta li ho asciugati molto in velocità, lo shampoo ha deterso bene il cuoio capelluto, mi ha lasciato i capelli puliti e fluenti, non aridi, però non vedevo questo effetto diamante nei miei capelli. La seconda volta ho pensato, ok, provo a fare una piega liscia, perché con una piega liscia ovviamente si riesce meglio a vedere se un capello è brillante, pieno di vita, almeno sul mio tipo di capello, e sono rimasta piacevolmente stupita. I capelli effettivamente, sia alla luce del sole che alla luce artificiale, avevano quel bell'effetto vitale. Non so se avete presente un capello bello uscito dal parrucchiere, brilla, ha una luce particolare, fa rimbalzare la luce in modo particolare, e io credo che effettivamente questo shampoo aiuti ad avere questo effetto brillantezza, splendido splendente sui capelli. È veramente, è veritiero quello che dice di promettere questo shampoo, lo promette e lo mantiene, non ho più null'altro da dire. Secondo prodotto di cui voglio parlare è ancora uno shampoo, ed è uno shampoo a secco. Allora, io non ho mai usato shampoo a secco, di norma io in inverno, giocando a pallavolo, facendo gli allenamenti, faccio lo shampoo una volta ogni due giorni più o meno, quindi non trascorre mai troppo tempo tra uno shampoo e l'altro, e lo faccio quasi sempre dopo l'allenamento in palestra, quindi non ho mai avuto neanche la concezione di dire devo uscire, un impegno impellente, non ho avuto il tempo di farmi lo shampoo, perché io preventivamente ogni volta che finisco l'allenamento comunque mi faccio lo shampoo. Purtroppo, tra virgolette, in questi due anni e mezzo che ho lavorato, anzi purtroppo ora non lavoro più, o per fortuna ora non lavoro più, dipende dai punti di vista, mi è capitato di non poter andare a fare allenamenti perché gli orari di lavoro coincidevano con gli orari dell'allenamento, e mi sono trovata a volte ad avere capelli che vorrei farmi lo shampoo, non ho tempo, forse riesco a resistere un'altra giornata, e puntualmente il giorno dopo li avevo inguardabili, li dovevo tenere su con una coda, con un codino, qualsiasi cosa. Ho provato a utilizzare, ovviamente spulciando l'internet, dei rimedi casalinghi alternativi, come può essere borotalco o altre alternative. La pecca che tutte queste alternative avevano sul mio capello è che me lo ingrigivano troppo, e quindi mi sembrava che ci avessi i capelli grigi. Non mi piace, perché adoro il mio color biondo, caldo, molto naturale, e quindi non mi piaceva questo effetto. Però ovviamente mi piaceva l'effetto di avere un capello che sembrasse ancora pulito, e quindi potevo posticipare lo shampoo a dopo. Continuando a spulciare l'internet, cercavo una soluzione sempre homemade, ma che non mi rendesse i capelli così grigi. Purtroppo al momento non l'ho trovato, ma ho trovato la soluzione shampoo secco della Batiste. È una marca inglese, fa diverse tipologie di shampoo a secco. Le più famose sue sono quelle che sono adatte ai vari toni di capelli: c'è il biondo, c'è il rosso, c'è il bruno, c'è il nero. Quindi questa marca lascia un'ampia scelta su
che tipo di shampoo a secco hai bisogno? Io ovviamente ho bisogno di uno shampoo a secco che non mi ingrigisca e ho preso il mio colore, quello biondo. Come tutti gli shampoo a secco va agitato e va spruzzato al cuoio capelluto, massaggiato finché la polverina contenuta all'interno dello shampoo a secco non assorba tutto il sebo in eccesso, poi si spazzola. Io di solito vado anche a testa giù, do un'altra spazzolata, ritiro su e sono pronta per uscire. Rilascia anche un profumo piacevole sui capelli, di capelli da parrucchiere, un po' il profumo, diciamo, della lacca, per intenderci, e mi piace tantissimo. Mi sono resa conto che da quando lo possiedo, e mi capita in queste situazioni, diciamo, lo prediligo, ora, un attimino solo che mi sto perdendo, lo prediligo, sapete quando? Quando ho fatto la piega liscia, che ovviamente mi si sporca più facilmente, ma la voglio ancora per un giorno, non ho voglia di lavarmi i capelli, quindi utilizzo prevalentemente questo prodotto, lo spruzzo e posso uscire. Esempio banale, venerdì sera mi faccio la piega liscia, scendo il sabato se venerdì sera, scendo il sabato sera. Io per i miei capelli con la piega liscia, io domenica dovrei già farmi lo shampoo, ma non voglio perdere il liscio perché è venuto particolarmente bene, non è ancora così sporco il capello. Vado di questa e esco la domenica sera. Ops. Mi piace tanto. Poi un'altra cosa che mi piace è il volume che mi regala. Io non ho tantissimo volume, purtroppo, perché ho capelli molto sottili. Con questo tipo di prodotto riesco ad avere anche del volume. Quando ad esempio faccio una coda, mi piace non avere questa parte troppo incollata al cranio. Spruzzo un po' di questo prodotto, lo massaggio e poi tiro su una coda e qui si alza una bombatura quasi naturale ed è bellissima. Quindi, si è capito che mi piace tanto? Si è capito che mi piace tanto. Ultimo shampoo da recensirvi per questo video è uno shampoo che io uso da sempre. Insieme agli shampoo della Schulz, insieme allo shampoo dell'antica Arboristeria, questo è uno degli shampoo alla camomilla che uso da sempre. Non so perché, ma non ve l'ho mai recensito. Quando ve l'ho fatto vedere nel video acquisti, avevo detto che c'era la recensione e che l'avreste trovata giù nell'info box. La recensione non esiste sul mio canale, quindi anche se al momento ne ho utilizzato veramente poco, già ve ne posso parlare perché lo utilizzo da una vita. Questo è della Garnier e l'ultra dolce, camomilla e miele, schiarisce e ravvive i riflessi, capelli chiari e estratti naturali. Allora, cosa ci dice la Garnier? Allora, vera ricetta di luminosità per i capelli chiari, naturali o colorati. Lo shampoo Garnier Ultra Dolce associa l'estratto di camomilla, riconosciuto per le sue proprietà schiarenti e rilassanti, al miele, noto per le sue proprietà nutrienti, in una formula delicata e leggera che non appesantisce i capelli e li rende morbidi e setosi. I capelli sono incredibilmente brillanti e morbidi al tatto. Fine dei biondi spenti, i capelli riscoprono riflessi naturali e luminosi. Formula senza siliconi per un tocco naturale ai capelli, estrema dolcezza dal cuore delle piante. Per Ultra Dolce Garnier ha selezionato gli agenti lavanti per una formula unica che apporta morbidezza e rispetto per i capelli. Scopri il piacere di una consistenza morbida e soffice, senti il suo profumo fresco e naturale, accarezza i tuoi capelli per scoprirli di una bellezza incomparabile. Allora, è una confezione da 300 ml, ha un profumo di camomilla, che ve lo dico a fare, quando faccio lo shampoo il mio bagno sembra un campo fiorito pieno 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 di margheritine profumatissime, sì, fiorellini di camomilla profumatissimi. Lava bene i capelli, non benissimo, non è uno shampoo super aggressivo, quindi su un capello particolarmente sporco ho un attimo di difficoltà e devo arrivare a tre passaggi di shampoo, però per un capello
medio della vita quotidiana, due passate di shampoo e il cuoio capelluto è pulito. Lascia questa schiuma morbida sui capelli che poi risciacquato ovviamente pulisce bene anche le lunghezze. I capelli sono morbidi, non sono aridi, sono veramente uno spettacolo. Ovviamente di questa linea uso anche il balsamo, ve lo lascio la recensione giù nell'info box. È anche un altro prodotto che utilizzo da sempre e da sempre mi piace. Quindi la mia missione è compiuta, vi ho recensito anche lo shampoo di Garnier alla camomilla e miele. Ok, spero che queste recensioni ti siano state utili. Se ti sono state utili, ovviamente mettimi un pollice in su. Giù nell'info box, a proposito, vi lascio anche il link dove ho acquistato questo prodotto, perché io l'ho preso su eBay, perché su Amazon biondo singolo non c'era, c'era solo in confezione da 3, ma io volevo provare ovviamente una confezione. Ah, una cosa negativa che c'è da dire, si sporca tantissimo. Quindi ovviamente di norma cerco di ripulirlo, l'ultima volta non l'ho fatto, è rimasta l'incrostazione, spero di riuscirla a pulire dopo. Che dirvi più? Nulla, giù nell'info box ho tutti i link che vi ho descritto, se ti va ovviamente supportami con un pollice in su, se non vuoi perdere tutti i miei video c'è il tastino per l'iscrizione. Io nel frattempo ti ringrazio per aver guardato, un bacione e in gamba. Ciao ragazze e ciao ragazzi!